Siamo appena a ovest di Amarillo. Hi. Stiamo andando a vedere il Cadillac Ranch. Che spazi. Siamo usciti dalla città da un chilometro, Non è che siamo in mezzo al deserto sahariano. Non è che eravamo di Lourdes, cazzo. Che roba. Ebbene no, non ci siamo smarriti. Questa è la strada. Siamo praticamente quasi sul confine con il New Mexico, tra il Texas e il New Mexico. Lì c'è la vecchia ferrovia, ormai ovviamente abbandonata. E questa è la Route 66. Traffico terribile. E questo è il panorama che ci circonda. Bene, solo da casa pieni. Sei mio country road, you do play, I love West Virginia, sono in Texas, no, sono in New Mexico. Sei mio country road. Arriva! Mi viene a prendere. Siamo in direzione di Santa Fe, che è a circa 90 miglia. Facciamo il giro per poi scendere a Albuquerque. Sweet tea, Mama gave her a big old.
Gallat. Proseguendo verso la foresta pietrificata e prima c'è il deserto pitturato. Il posto qui è un po' più selvaggio. Stiamo arrivando al punto in cui dicono che se non fai questo non hai fatto la 66, ma chi non fa questo è un coglione, perché ci sono 45 cartelli di segnalazione. Here it is, Jack Rabbit! Come fanno gli americani? Jack Rabbit! È uno spettacolo, sono facili questo, che cazzo! Ok. Jack Rabbit, ditelo che non è stato qua mio nipote, ditelo che qualcuno lo dica, lo sto filmando io. Southwest. Sono testimone. Siamo stati a Jack Rabbit. Yeah. Ready post. Fammi Ok. Siamo qua al Meteor Crater, c'è un buchetto. Siamo sulla strada, sulla primitiva strada storica 66, che abbiamo imboccato via di Flagstaff, e stiamo andando verso l'incrocio con la 64 che ci condurrà a quale fuori rotta rispetto al viaggio base, che è la Route 66, ma ci porterà al Grand Canyon. Quindi questo è l'ultimo pezzettino bello prima poi di rientrare quando andremo domani al Grand Canyon e poi proseguire verso Los Angeles, che dista circa 480 miglia.